Dopo una stagione molto combattuta, allora cominciamo quella nuova con un segno di distensione. Sai perché, uomo? Sì, perché. Sai come si chiamava questa canzone? Come si chiamava? Lucid Dreams. Sogno lucido. Sogni lucido. Ma sai, allora non scriverò nella mia biografia. A volte andavo a Radio DJ il venerdì, anzi tutti i venerdì. Era il luogo meno accogliente dove mi potessi trovare nella mia vita, dove tutta la terra sotto i miei piedi era nata dal fuoco e sopravviveva nel ghiaccio. Almeno per oggi no, poi dipende da come ti comporti nei prossimi minuti. Buongiorno uomo! Buongiorno! Bentornato, come stai? È settembre! Com'è che era la canzone di... Cantami la canzone dei Fortis che mi piaceva un casino. No. A settembre! Alberto cantava molto in alto e non è esattamente il mio territorio. Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Buongiorno! Senti, sei rimasto a piedi anche tu, non c'è l'Iron Man di Cervia. Guarda, e noi quando abbiamo saputo dell'annullamento abbiamo pensato... Oh, che peccato per tutti quelli che avrebbero dovuto farlo, giuro. Sì. Ma meno male, almeno Aldo Rock. No, ragazzi, allora, niente Iron Man di Cervia, niente maratona di New York. Aia. Niente DJ Ten, perché la mai certo. DJ Ten, sì, bella, ma tutto già, quello che vuoi. Bella, ma non ci vivrei. Però diciamo, sì, cioè, che la puoi fare a Camelot. Cosa vi resta? Non ci resta? Che sognare. Sognare. Dei sogni lucidi? Ma il sogno lucido arriva dopo. Okay. Intanto bisogna sognare, intanto bisogna dormire. Allora, la privazione del sonno, io sono un teorico della privazione del sonno, Rex Across America, però comunque comunque li devi fare, perché non dormire ti porta alla morte. Cioè si muore per fame, si muore per sete, ma si può morire per mancanza di sonno. Questo l'hanno fatto coi topi e hanno visto che aumentano le infezioni, si abbassano le difese, cioè alla fine. Allora cosa bisogna fare? Bisogna dormire. Il medico cosa si dice? Stia a riposo. Stia a riposo. Noi siamo stati a riposo. Però quando stai a riposo cosa succede? Succede che avete presente tutte le cose che scrivono sui social? Sì. Spazzatura molecolare. Sì. Ecco, la spazzatura molecolare che voi accumulate durante la giornata va via col sonno. Cioè il sonno serve a questo. È la nettezza di tutto questo. Sì. Pulisce. Sistema, quindi diciamo. È fondamentale. Butta via la roba inutile. È fondamentale. Ma nel sonno ci sono delle fasi particolari. Una fase è quella delle onde lente. Cioè quando tu vai a dormire, nella prima parte della notte, tu sai che una volta, prima dell'invenzione della lampadina, la notte era divisa in due, il sonno era diviso in due. Sì. Prima di mezzanotte, anzi prima delle due e dopo le due. I monaci, ad esempio, dovevano svegliarsi alle due. La differenza? La relazione con l'elettricità qual è? È la lampadina, quindi tu puoi stare sveglio per la luce, fai le cose e quindi... pure con una candela, però... La candela aiuta il sonno, però sai, l'elettricità ti sveglia. L'elettricità ti illude. Ma cosa succede? Nella prima parte del sonno hai queste onde lente, sono quelle che difficilmente ti fanno sognare. Ma nella seconda parte hai il sonno REM. Hai presente il REM? Quello profondo, quello dove sogni. Ai monaci era vietata la seconda parte del sonno, le tentazioni. È come anch'io sono una vostra tentazione, dovreste vietarmi. Ecco, quello era vietato. Perché cosa succedeva? Tra la prima parte del sonno e la seconda, quando ti svegliavi potevi mangiare, pregare, fare all'amore, eccetera, eccetera. La seconda parte era quella che sognavi. Come il cinema, primo tempo. Bravissimo, secondo era il cinema degli antichi. Ti piace questa canzone? Bellissima. A me tantissimo. Love the one you with. If you're down. If you can live with the one you love, love the one you're with. Cioè se non puoi vivere con la persona di cui sei innamorato, beh, fatti andare bene quella con cui stai. Fatevi andare. Love the one you're with. Steven Stills con tanti altri grandi personaggi. Siamo male accompagnati, meglio che essere soli. Meglio accompagnati male che soli alla fine.
forse. E quindi questi sono i sogni fondamentali, perché comunque anche gli antichi la mattina cosa facevano? Si svegliavano, pensa all'uomo delle caverne, si è evoluto grazie ai sogni, perché il sogno portava cultura. Si riunivano la mattina intorno al fuoco e si raccontavano i sogni, e i sogni erano fondamentali, perché comunque tu nel sogno, se lo interpretavi bene, potevi vedere il futuro. Immaginate Toro seduto prima del Little Bighorn. Era passato il solstizio d'estate da 4 giorni. L'ultima caccia al bisonte. Il 25 giugno. L'ultima caccia al bisonte era finita. Inizia la danza del sole. Si stacca 50 pezzetti di carne dal braccio, lui li distribuisce e inizia a avere i suoi sogni, le sue visioni. Sogna questi soldati che scendono dal cielo e piovono dal cielo, e una voce gli dice: non hanno orecchie. Non hanno orecchie. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Che gli indiani continuavano a dire: non dovete venire qua, questo è un nostro territorio sacro, le Paha non vogliono sentire. Questo è Little Bighorn? Questo è prima di Little Bighorn. Toro seduto aveva pianificato la battaglia. Come è andata a finire? Che Custer ha visto il villaggio, ha detto: adesso li massacriamo tutti. I guerrieri, 2000 guerrieri, non erano nel villaggio, erano nascosti. Appena arrivato, li ha massacrati tutti. Il massacro di Wounded Knee. Sì, ma nessuno sa, il fratello di Custer, due fratelli di Custer, il cognato, il genero, cioè tutta la famiglia. E così, a noi. Il sogno lucido. Perché il sogno lucido è importante? Perché i sogni, tu sai che ti puoi allenare nel sogno? A sognare? No. O dentro il sogno? È la nuova frontiera di Aldo Rock. Sì. Dovete sapere. Si allena in sogno. Aldo Rock ha sempre preparato gli Ironman. Ah, sì. Che sono quella distanza che sapete, non la stiamo a ricordare, facendo dei piccoli triathlon in palestra. Sì. Cioè 20 minuti di tappeto, sì, 20 minuti di ciclette, 20 minuti di piscina. La nuova frontiera è sognare. Sognare è fondamentale, perché comunque dopo questa pulizia, quando tu sei nel sogno REM, quindi sei prima della veglia, ma hai superato il grande sonno, sei in quell'attimo in cui sei, non sei lucido, ma i tuoi sogni sì. I tuoi sogni sono lucidi, puoi intervenire nel sogno. Hai presente Neo in Matrix? Sì. Quando impara il Kung Fu, dove lo impara? Nel sogno. Nel sogno, così non si fa male. Quindi il sogno serve a sperimentare quello che ti può accadere nella vita. È come programmare, come il computer, simuli quello che ti può accadere. Quindi tu interpreta bene il tuo sogno. Tu devi allenarti nel triathlon? Beh, allora tu inizi a sognare. Inizia a suonare che stai nuotando, poi esci dall'acqua, inizia a suonare che stai pedalando e spingi molto di più. Vale per cose anche più piacevoli, tipo sì, una bella ragazza. Sì, oppure non so. È quasi mezzogiorno, no, ti voglio di pappardella. Sì. Sognate una pappardella. Sognate una pappardella. Tramezzino. Travezzino, piccolino, piccolo. Mi piace. Piccolo, vai, prego, mezze porzioni. Calumè della pace, vai. Mezze porzioni. Uomo, che tu possa andare più lontano dei rematori di Ulisse e raggiungere la terra dei sogni lucidi. Il sogno lucido, la tua realtà più profonda, uno stato intermedio tra la veglia e il sonno. Non privarti del sonno e fai viaggiare il tuo spirito verso il luogo e il momento che vuoi. I grandi sogni sono la porta d'accesso all'azione, al coraggio mistico dei guerrieri Lakota. E siamo quasi arrivati, siamo qui in macchina su questa nostra Corvette del 69. Bellissima. A me piace tantissimo questa cosa, ed è una di quelle cose incomprensibili per noi italiani. Sì. Ma per tutto il resto del mondo. Degli anni. Del fatto che gli americani giudichino e classifichino le macchine con del l'anno 69, di come il vino. Corvette del 69, già, giusto. Sì, però il vino c'è scritto, no? E quindi lo sai all'istante. Figurati. Come fai a capire se una macchina è del 69? Cioè, vabbè. Beh, vedi, sei un esperto, lo sai, ma noi non abbiamo questa abitudine. Attenzione. Zero. Erano le macchine uscite dal bolidismo e iniziavano a avere le prime forme un po' più aggressive. No, per carità, meravigliose. Sì. Noi diciamo ero sempre su un'Alfetta degli anni 70. Degli anni, generico. Basta il nome della marca. No, 69 è fondamentale. Tu sei venuto con una macchina francese del 2017 stamattina. Guarda, rubata a qualcuno. Ti dico una cosa risolutiva. Io ero in
piazzale Corvette. Basta. Little Red. Allora riassunto. Lo sport è il sogno. Ci si può allenare nel sogno? Sì, un po' ci si può allenare. Ma non altro nel sogno si possono vedere le cose che vorremmo fare veramente. Soprattutto puoi avere i sogni lucidi. Hanno fatto uno studio, proprio 800 atleti tedeschi. Sai che i tedeschi sono sempre precisi. Hanno preso 800 atleti tedeschi e hanno chiesto: fate questi sogni lucidi. E il 50% almeno una volta all'anno fa un sogno lucido. Il 14% ricordiamo, sogno lucido è quello nel quale tu riesci un pochino riesci a indirizzare, a navigare, che è un po' il sogno di tutti, è la navigazione onirica. Sì, posso dire, mi sbaglio, non lo so, 5 di mattina, 4, sì, quella roba bravissimo, lì. Bravissimo, cioè, ma lo dico con cognizione di causa. Ciclo del sonno è 90 minuti. Sì. Tu devi fare almeno 6 volte i 90 minuti per dormire. A me piace Ayrton molto. Ayrton Senna andava a letto, c'era questo suo allenatore, Cobra si chiama il suo allenatore, lo diceva che andava a letto alle 21. Sì, e perché lui... vedi Linus, ogni tanto ho sentito un rumorino. No, mi ero dimenticato una cosa. No, insomma, mi alzo a pisciare. E alle 5 io torno a letto con grande piacere perché dico: ah, quello lì è il momento. Adesso c'è il film. Adesso, bravissimo, quello lì, sonno REM. Appena finisce il sonno REM, prima della veglia, hai il sogno lucido. Puoi entrare nel tuo sogno e inizi a navigare. Allora, io devo fare questo. Lo hanno fatto. Hanno detto: volete centrare la monetina in un bicchiere? Benissimo. Allenatevi in quel momento lì. Allenatevi e pensate di centrare la monetina nel bicchiere. Pensate, pensate. E quelli a cui l'hanno detto si sono allenati, hanno superato la prova meglio degli altri. E via di pesci rossi. Nuotare, pedalare e correre, ma soprattutto incredibile anche in questa stagione e soprattutto sognare. Se volete dormire anche come il leone marino, come il delfino. Come dorme il leone marino? Mezzo cervello, l'altro mezzo è sveglio. Uno dorme, il leone marino va giù, precipita, sai, si arrotola, va giù. Quando dall'Alaska sta andando nel Golfo del Messico, tu li vedi che vanno giù e stanno dormendo. Ma sono anche vigili, perché sanno che arrivano i predatori. Ricordati, Linus, quando sei in superficie, il predatore ti vede. Nuota sempre in profondità. Basta! Grazie, buon weekend! Grazie a voi!